Ho preso il quinto capriccio di Paganini, ho perforato le schede che il computer ha subito suonato alla perfezione. Immediatamente dopo ho potuto fare di quei suoni quello che volevo. Questo è per me stato un salto incredibile, un'emozione straordinaria. Così Pietro Rossi raccontava il suo colpo di fulmine avuto nel 67 con il computer. Lui, già virtuoso esponente e pioniere della musica elettroacustica, aveva fondato lo studio di fonologia musicale di Firenze e creato il primo corso italiano di musica elettronica al conservatorio. È appena 19enne quando vince il concorso come primo violoncello nell'orchestra del Comunale a Firenze, dove suonerà per 30 anni. Il computer lo proietta però come in un nuovo mondo, allontanandolo dal violoncello. Nel 70 collega la Fondazione Manzù di Rimini e il Cruce di Pisa, primo vero audio streaming, anticipando l'odierna fruizione musicale. Riteneva che la musica non fosse né dovesse essere collegata ad un concetto di proprietà, come nel suo collage, che dichiarava apertamente essere un assemblaggio, unione, sovrapposizione e alla fine alterazione di lavori di altri compositori.